Nel Teramano si è votato per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in 5 comuni: Bisenti, Castelli, Isola del Gran Sasso, Castelcastagna e Montorio Alvomano. Vediamo com'è andata. A Bisenti non è stato raggiunto il quorum, ha votato solo il 39,4% degli aventi diritto. Delusione per l'unico candidato sindaco in corsa, Marcello De Antonis. Il comune sarà guidato da un commissario fino alla prossima tornata elettorale prevista per la primavera 2021. A Castelli riconfermato sindaco Rinaldo Seca, centrosinistra, con grande distacco sullo sfidante Cristian Francia. Anche a Castelcastagna, plebiscito per il sindaco uscente di centrodestra, Rosanna De Antonis. Ma ecco le vere novità. Ad Isola del Gran Sasso vince Andrea Ianni, ingegnere nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, che sorpassa con una coalizione civica e di sinistra i due sfidanti, Massimo Di Giancamillo, esponente di Lega e Fratelli d'Italia, e Fiore Di Giacinto, sostenuto da Forza Italia. E poi c'è Montorio Alvomano, il più grande e popoloso tra i 5 comuni teramani al voto. Il nuovo sindaco è Fabio Altitonante, noto esponente di Forza Italia in Lombardia, di origini montoriesi, sostenuto anche dalla Lega, che vince a mani basse sugli altri due candidati, entrambi di centrosinistra, Alessandro Di Giambattista e Eleonora Magno. Una vittoria annunciata, quella di Altitonante, che ha superato agilmente una sinistra lacerata e divisa in due liste. Il PD Teramano, infatti, non riuscendo a fare sintesi sul proprio candidato sindaco a Montorio, ha di fatto facilitato la vittoria del centrodestra. Per il Partito Democratico di Teramo si apre ora una fase di riflessione e di mea culpa. Altitonante ha festeggiato la vittoria nella piazza principale di Montorio su un palco inondato da luci blu, ha promesso cambiamento e rinnovamento. E tra le prime cose una guerra contro la gestione della Ruzzoreti. Una partecipata pubblica, secondo il nuovo sindaco, che viene utilizzata per fare campagne elettorali e favorire amici degli amici. Il comune di Montorio, annuncia Altitonante, non parteciperà più alle assemblee della società acquedottistica teramana. Perché in questo modo i sogni dei nostri ragazzi vengono spazzati via. E se ci sono delle possibilità all'interno delle società pubbliche, ci devono essere possibilità per tutti e non l'amico dell'amico. E credo che questo sia una responsabilità che anche i genitori sentano. Non è che uno è più sveglio perché è l'amico. Se c'è una possibilità deve essere data a tutti. Facciamo i quiz, facessero l'algoritmo la mattina, estraggono, ma deve essere dato a tutti. Non le furbate con le società interinali. Questo no, e questo sarà un criterio. E visto che Montorio è uno dei soci del Ruzzo, se questi criteri non ci saranno, noi non parteciperemo più a nessuna assemblea.